Ciao a tutti, bentornati e benvenuti in un nuovo video. Oggi vi faccio la recensione della nuova collezione di Morphe uscita in collaborazione con Jaclyn Hill. Questo è il prodotto, come vi arriva, The Vault. E all'interno troviamo il cofanetto con le quattro palettine, una più bella dell'altra. Rimanete fino alla fine, mi raccomando, perché poi ci saranno tutte le mie impressioni. Adesso vi lascio al look che ho fatto con una delle palettine. Ci vediamo a fine video. Spero vi piaccia. Come vedete ho la mia base già fatta con il bake e iniziamo con il trucco. Come vi ho detto prima andiamo a utilizzare questa che è una delle mie preferite tra le quattro e si chiama Harmed and Gorgeous. Questi sono i colori che troviamo all'interno. Ne andremo ad utilizzare il più possibile. Ve li faccio vedere sia asciutti sia bagnati così vediamo anche come vengono. Io ho già passato sulla mia palpebra il correttore, quello che era rimasto sulla spugna mentre lo andavo a sfumare, e ho fissato con la cipria. Così sto tranquilla che non si fanno macchiette. Vi zoom un po' così riuscite a vedere meglio, non vi spaventate di questo close up. Vi dico già ad oggi, anche se questo video lo vedrete un po' più tardi, che ho comprato anche la collezione dei pennelli di Jaclyn Hill per Morphe, quindi sicuramente vi farò vedere anche quelli all'azione. Per adesso userò i miei e con un pennello da sfumatura abbastanza morbido vado a prendere Access, che è un bellissimo giallo senape, e lo vado a sfumare. Wow, lo vado a sfumare. Nella mia piega sono super pigmentati. Allora, sono un po' polverosini, Una botticina io la do sempre. Allora, questo colore lo porto fino all'angolo interno, sempre sfumato il più possibile. Verso l'angolo invece comincio a portarmelo un po' all'infuori. I'm in love, literally. Non sapete da quanto tempo io cercavo un giallo che mi facesse questa cosa, perché secondo me come base è pazzesco come effetto. Una volta sfumato, con un pennellino un pochino più cicciottello e più largo, vado a prendere il prossimo colore che si chiama Secure. Questo è già meno polveroso, ad esempio. E lo porto più nella zona della piega vera e propria. E vado a scurire questa zona. Vado molto leggera con il pennello perché altrimenti mi rilascia troppo prodotto. E non mi va. Comunque sono bellissimi perché sono pigmentati al punto giusto, si sfumano che è una meraviglia. Anche quando prendete magari più prodotto del previsto. È la prima volta che provo un prodotto Morphe per gli occhi. Io di solito ho sempre acquistato cose per il viso, quindi ero stracuriosa e devo dire che per ora ci siamo. Tra l'altro io ho già fatto la mia base prima degli occhi, che sapete è una cosa strana perché io di solito faccio il contrario, proprio perché volevo vedere se facessero fallout. Finora devo dire che non noto nulla di strano, però non siamo ancora andati con i colori belli pieni, belli scuri e soprattutto quelli glitterati perlati, quindi aspetto prima di parlare, ma voglio fare questa prova. Adesso con un pennellino da sfumatura un pochino più piccolo rispetto a questo che abbiamo utilizzato all'inizio, vado a prendere il colore Smooth Criminal, che è un colore cioccolatoso. La cosa che ho notato è che sono polverosi quando li andate a prelevare, cioè sulla cialdina, però poi quando volete andare a sbattere il pennello non fuoriesce polvere, quindi è una cosa abbastanza strange, but it's true. E questo lo applico sempre nella mia piega. Inizio prendendone poco perché non voglio che mi copra tutti i colori che ho messo e mi concentro soprattutto nella zona più esterna. Lo porto poi anche leggermente qui perché voglio fare una sorta di halo smoky, quindi scurisco anche l'angolo interno, sempre non troppo perché comunque voglio una cosa abbastanza soft. Anche questo colore che è leggermente più scuro non ha fatto fallout, quindi ora prendo il marrone ancora più scuro, intensifico la mia zona di halo smoky con il colore Pearl. Fatto questa bella base, vado a tagliare la crease con il correttore di Nabla, il Close Up Concealer. Ne utilizzo giusto una puntina. Prendo un pennellino piatto e vado qua sul bordo del mio occhio e guardo verso l'alto, così mi segna la crease, perché io ho un occhio un po' particolare, quindi se non facessi questo non riuscirei a bilanciare bene. Quindi applico il correttore soltanto nella parte centrale, mi raccomando poco perché questo è abbastanza pastosino. Fatta la crease vado a scegliere il mio colore. In realtà in questa palette ce ne sarebbero diversi che posso utilizzare, ma io sono super attratta da questo che si chiama Coin ed è troppo bello. Voglio provare a tamponarlo direttamente con il dito, perché di solito questo tipo di ombretti
è sempre meglio. Poi logicamente nella parte della crease vado con un pennellino un pochino più preciso, quindi andiamo a vedere, lo tampono. Wow, ci sta la grandissima, ragazzi, ci sta la grandissima. Cioè, il bello è che ce n'è ancora sul dito. Guardate qua. Provo anche a bagnarlo un attimo con il setting spray. Non troppo, ma voglio vedere come viene il colore. Ok, mi piace molto molto. Allora, ci sono giusto qualche glitterino, ma che si spolvera via. Fatto ciò, vado a fare la parte sotto. Prendo il primo colore che abbiamo utilizzato, che è Access. Lo sfumo qui sotto, senza essere troppo precisi. Dopodiché voglio provare ad utilizzare questo bel verdone che si chiama Top Secret. Utilizzo un pennellino del genere, quindi tagliato orizzontalmente, e lo tampono. Ok, per finire il trucco occhio utilizzo la 24/7 di Urban nel colore Mood, l'applico all'interno. Metto un filo di mascara e le ciglia finte, perché per forza con questo look. Una volta attaccata la ciglia, questo è il look completato. Vado a rifarla anche all'altra sopracciglia e ci rivediamo per le impressioni finali. Trucco completato. Ho anche aggiunto all'angolo interno, leggermente sotto il sopracciglio, un altro ombretto della palette che si chiama VIP. Non mi resta che finire con le labbra. Ok, sul labbro ho applicato il My Birthday Suit di Mulac. E questo è il look completo. E adesso passiamo alle mie opinioni riguardante questa palettina. Allora, partiamo dal principio, quindi dal sito, dall'acquisto. Come sapete, Morphe è un sito, un brand americano. Infatti le prime volte che io ci compravo avevano soltanto quello e ogni volta dovevo pagare la dogana. Adesso hanno fatto un upgrade, per fortuna. E quando entrate nel sito vi fa scegliere il paese, quindi voi selezionate Europa, così non pagate la dogana. Tutto il vault delle palette viene venduto insieme o ogni palette singolarmente. Il cofanetto intero, che sarebbe questo, che viene con questa box con dietro Jacqueline, viene 55 euro. Ogni singola palette viene 17 euro invece. La cosa bellissima è che ogni palette ha un nome e riporta il colore dei toni che ha all'interno, come anche tipo tutti questi piccoli sparks, questi piccoli confettini, come dice lei, appunto, che ci riporta la palette. Quindi abbiamo quella che abbiamo usato oggi, che è Arm and Gorgeous, eccola qui. Poi abbiamo Dark Magic, Ring di Alarm, che sicuramente farà impazzire molti di voi perché questi toni vanno tantissimo. E last but not least, Bling Boss. Io questa la definisco un po' fairy, un po' fatata, perché ha tutti questi toni un po' così cute. Mi piacciono tantissimo i pack, davvero elegantissimi. Alla fine, per 17 euro a palette, io scioccatissima. In più ogni palettina ha lo specchio, quindi per viaggiare sono pazzesche. Vi lascio sotto nell'info box il sito per poterli acquistare e anche il codice sconto direttamente di Jacqueline, che vi fa risparmiare un po' di soldini. Io lo uso sempre. Considerazioni per quanto riguarda la texture: ve l'ho detto anche mentre lo utilizzavo e questa era una first impressions totale. Quella che ho utilizzato io nello specifico mi è piaciuta tantissimo, anche proprio come composizioni di colori all'interno della palettina, perché si possono fare tantissimi look, di tantissimi tipi, di tantissime sfumature e soprattutto di tanta intensità. Quindi potete partire da una cosa molto soft a una cosa un pochino meno soft, ma potevo andare anche un pochino più strong. Non fanno fallout, sono un po' polverosi quando li prelevate nella cialdina, ma rimane lì. Super pigmentati. Questi qua formulati da Jacqueline sono super validi, perché lei si differenzia dagli ombretti classici di Morphe perché ha una formulazione tutta sua e mi piace tantissimo. Soprattutto questi qua pearlescenti, bomba atomica. Quindi vi consiglio di comprarle? Assolutamente sì. Vi consiglio di comprarle tutte? No, perché magari ad alcune certi toni non piacciono. A me fortunatamente piace truccarmi con qualsiasi colore, provare cose nuove, nuove tonalità, anche mischiate un po' insieme. Quindi prossimamente, anzi, fatemi sapere se vorreste vedere altri look con altre delle palettine. Io sarei entusiasta di farvene vedere altre all'opera. E ora che mi guardo aggiungo anche un po' di gloss, che ci sta. Questo è quello di Fenty Beauty. Quindi dicevo, se magari vi sentite più sicuri, acquistate le palette singolarmente, che vi troverete sicuro bene. Ultimo step: setting spray Glam Glow. Yes.
Io credo di avervi detto tutto riguardante queste palette, le mie opinioni. Logicamente, se avete anche voi provato queste palettine di questa collezione, fatemi sapere le vostre esperienze qui sotto nei commentini, così ci confrontiamo anche un po', perché magari a me piacciono, ad altri no, quindi scopriamo anche queste cose. Spero tanto il look che ho creato vi sia piaciuto e mettete un bel pollice in su così me lo farete capire. Detto ciò, vi mando un bacio immenso e ci vediamo presto in un prossimo video. Vi aspetto, ciao!